Ciao The Zones, oggi siamo qui a fare questa diretta e vediamo insieme il remastering di Diving Through the Universe. E allora, in questa diretta vedremo in particolar modo l'utilizzo del Fruity Convolver, ok, per la batteria. E, ecco, ci tengo a precisare una cosa. È importante che ogni suono abbia il giusto riverbero e non va bene un riverbero generico che per tutti, ok? Perché ci sono dei suoni che suonano meglio con un riverbero specifico. E adesso prendiamo in esame il caso della batteria, perché nella versione che adesso è presente e pubblicata, non tutti i suoni di batteria avevano il riverbero e questo diciamo crea un suono un po' più asciutto e se invece vogliamo avere un suono più pastoso è bene che ogni suono, anche il più che può sembrare magari il più insignificante, come per esempio uno snare, okay, che sentiamo in questo caso. Ok. Adesso userò la mia tastiera. Allora, tra questo e questo, essenzialmente c'è pochissima differenza. Però, se noi andiamo a sentire il mix del riverbero in modo quindi non il segnale puro, ma solo il riverbero. Abbiamo questo suono. Se noi diminuiamo il wet level a 0, sia qua iniziamo a sentire un suono più pastoso. Faccio risentire. Questo è proprio il suono semplice, secco. Qui è molto più pastoso, e così è troppo per i miei gusti, e quindi io lo metto su questo valore. E la cosa interessante, adesso mi salvo intanto questo preset perché farò dei cambiamenti, la cosa interessante è di come utilizzare appunto questo plugin, che è fantastico. E io lo utilizzo per molte mie produzioni come riverbero e principalmente uso o questo o il Fruity Reverb 2 oppure il riverbero del guitar rig reflector, ok? Però nella maggior parte dei casi vedo che ottengo quello che voglio ottenere con il Fruity Convolver. E qualche piccola nota sui settaggi principali e su cosa comportano. Allora, partiamo dalle cose più semplici. Vabbè, questi sono i classici regolatori, quindi qua mi regola il volume totale in sostanza, quindi il segnale sommato, originale sommato al segnale, tra virgolette, il segnale diciamo del puro del riverbero, cioè quindi. E questo, se io questo lo metto a zero, chiaramente io sento solo se il dry è al massimo, sento il segnale d'ingresso, se è al minimo, in realtà non lo sento. Quindi questo va sempre comunque tenuto non a zero, perché sennò non si sente. Questo è proprio il controllo di base. Quindi questo lo riportiamo come era prima. Poi, questo regola la separazione stereo, l'ingresso e questo in uscita, perché chiaramente cambia. Questo lo uso poco, è per creare un ritardo nel riverbero. Faccio sentire. Ok. Adesso l'ho messo molto alto. Ok, la nota c'entra di questo. Di solito non lo uso, ma è un mio gusto personale. Questo neanche. Serve per fare andare il segnale, questo,
che è l'impulso, diciamo, del riverbero a convoluzione, e farlo andare in autoriverbero, ok? Questo essere utile come meno. E poi la cosa, una funzione molto interessante è questa. Prima, però questa la vediamo alla fine. Prima parliamo dell'equalizzatore. L'equalizzatore semplicemente è l'equalizzazione del segnale di riverbero puro, lo chiamiamo in questa maniera, ossia questo. Ok. Un semplice equalizzatore molto, molto comodo da utilizzare. E questo è quindi, ecco, per equalizzare chiaramente questo equalizzatore è necessario quindi ascoltare il segnale con puro riverbero. Quindi questo è uno dei primi aggiustamenti che si fa con il Fruity Convolver, se si vuole fare un lavoro fatto bene. Poi dipende dalla necessità, a volte delle impostazioni base, qualche piccolo ritocchino, ma già vanno bene. Se vogliamo fare un lavoro più accurato, allora aggiustiamo le frequenze, ok? E poi andiamo a mixare il riverbero puro con il segnale di... La stella c'è sotto il tavolo, quindi non vedo le note. Ok, vado a mixare quanto desidero. Generalmente nella mia produzione lo metto sempre al massimo, ok? Però ci sono dei casi dove lo faccio diminuire per magari certi pad o certi suoni, come puoi sentire per esempio in Light Beyond Darkness, se cerchi su YouTube, questo mio brano, alla fine c'è questo effetto dei suoni che sfumano, ok? E quindi c'è un effetto di lontananza, cioè di suoni che si allontanano nello spazio, cioè tu immaginati un qualsiasi suono che o tu ti allontani dallo spazio, però è un allontanamento lento, e in questo allontanamento non è coinvolto il principio, quello che accade per esempio quando sentiamo un'ambulanza, che sentiamo un'ambulanza che il pitch cambia, la tonalità cambia, cioè quello che noi percepiamo quando si allontana, decade il suono. Perché? Perché il suono ha una velocità, e se non ricordo male, sui 1200 km/h, adesso non mi ricordo di preciso. E quindi cosa succede? Che chiaramente, avendo una velocità, se il veicolo è in movimento e l'ascoltatore è fermo rispetto al veicolo, quindi c'è una differenza. In sostanza si crea questo effetto che l'onda sonora, tra virgolette, percepita, o comunque quella che si crea, quella che è percepita da chi sta fermo, varia a livello di intonazione, possiamo chiamarlo così, ok? E in questo caso, se io vado a toccare questo parametro, ecco, stai tranquillo che non accadrà, state tranquilli che non accadrà questo effetto. Piccola divagazione. Bene. E questo invece, Stretch, è interessante utilizzarlo perché, ecco, l'unica cosa che, piccolo difetto, o cosa che probabilmente non hanno fatto su questo controllo, è il fatto che non possa, copiare, incollare un valore. E quindi se io lo sposto, cioè posso solo leggere qui, però magari se non leggo, non so che valore è questo. Okay, cioè se magari lo sposto, ops, che valore era? E però lo devo spostare per vederlo. Questo è un piccolo difettuccio che mi auguro sistemeranno. E Stretch, molto semplicemente, mettendolo al minimo, il sample dell'impulso, adesso in questo caso non mi fa un aggiornamento in diretta, nel senso che io lo sento sempre uguale, però in realtà quando processa il suono, quindi per il riverbero a convoluzione, è strecciato. Da come se lo capiamo, mettiamo il dry al minimo e sentiamo. Così è normale. Così è al minimo. Senti che è più... È praticamente come se fosse un'ottava di frequenza superiore. Oppure si può definire
strecciato, ok, fino a ridurlo alla metà. Qua invece aumentiamo e otteniamo l'effetto opposto, ok? E perché utilizzare questo? Perché dobbiamo aumentare o diminuire il pitch del segnale di impulso del riverbero a convoluzione? Perché si possono creare degli effetti che cambiano proprio il suono per effetto di somma sottrazione dei due suoni, ossia del suono del riverbero e del suono originale. Quindi se sentiamo, mettiamo il dry al massimo, aumentiamo anche questo per sentirne effettivamente l'effetto e giochiamo su questo stretch e sentiamo la differenza o le differenze. Quindi normale. Ok, potete sentire come qui avviene proprio come si può dire, una manipolazione del suono sostanziale, quindi mi cambia proprio il significato, si può dire, sonoro. E quindi ottengo in realtà poi uno snare, in questo caso, che è diverso. Questo è diverso da questo. Da questo. In base al valore che lo metto, mi cambia il suono. E ecco, piccola nota, piccola introduzione con il Fruity Convolver. Adesso quello che farò in questo brano è di andare a metterlo sui vari e controllare i vari suoni, soprattutto di batteria, dove non l'ho messo. E in tutti gli altri suoni c'è riverbero, quindi non c'è problema. Molti potrebbero dire, sì, ma non è necessario, alla fine della fiera, nel mix finale non si sentono grosse differenze. In realtà ci sono delle differenze per chi è molto attento nell'ascolto. E ecco, la mia regola principale è che prima di pensare al mix, tutto quanto il brano, bisogna fare in modo che ogni singola traccia suoni, se posso dirlo, suoni da Dio. Cioè, deve suonare bene, ok? Perché se io faccio tante piccole, tante tracce che magari dico che sono buone, cioè, e le metto insieme, però magari devo fare più lavoro sul master, come ho detto anche in un altro video. Quindi ci sono poi differenze che effettivamente sono a livello sul master finale, sono molto lievi, molto lievi. Bisogna essere molto attenti, ascoltatori, per percepirle. Però posso assicurare che se metteremo a confronto le due versioni, qualche differenza magari si noterà. In sostanza, preferisco fare un lavoro fatto bene piuttosto che un lavoro abbozzato. Poi ci sono quelle situazioni dove magari non dico che bisogna fare un lavoro abbozzato, però per esempio, l'altro giorno abbiamo visto la tecnica dove è possibile tramite il peak controller far variare il tempo di rilascio del compressore in funzione del segnale di ingresso, quindi dell'andamento della dinamica del segnale di ingresso. Quindi con un segnale più forte avremo un maggiore rilascio e con un segnale meno forte viceversa avremo un minore rilascio. Ma non è mica detto che questo sia per forza necessario in tutte le produzioni. In certe produzioni particolari invece sì. Poi ovvio, uno volendo lo può usare su tutto e si riesce a raggiungere un livello di compressione maggiore, più che migliore, preferisco dire maggiore, però senza devastare il suono, grazie appunto alla dinamicità del rilascio. Quindi adesso partiamo con le modifiche. Ecco, in questa traccia ho fatto già delle modifiche in precedenza, ho aggiunto il Maximus per avere una distorsione soffice sugli alti e il Transient Processor per aumentare l'attacco dello snare con questo set di split frequency. E adesso modifiche e ascolto.
Ecco perché io ho salvato questa traccia che ho creato, che prima aveva il valore, diciamo, standard a 80, e ho salvato questo preset nel mixer, come puoi vedere, che l'ho chiamato snare, se qua snare, e dove ho caricato quindi tutti questi effetti. E perché ho diminuito il volume? Molto semplicemente. Uno, perché da una parte c'ho, vabbè, il maximus è relativo, però posso avere delle variazioni nel gain. Il transient processor, ovviamente, perché aumentando l'attacco, ovviamente mi aumenta il gain. Potevo regolarlo da qui, in questo caso ho scelto di regolarlo da qui. Niente di particolare. E questo lo andremo a rinominare. Per non fare confusione. Poi, questi sono già nel mix, questo no. Ah, piccola nota, lo snare bisogna settarlo con, no, questo non c'entra, con un valore di polifonia a 1, ok? Non il valore standard, questo perché basta ascoltare. Ok, hai sentito alla fine di come si accavallano i suoni e si crea un effetto, perché se lo stesso suono si accavalla, però lo stesso suono non ha finito di suonare, tra virgolette. E quindi quello che viene dopo si fa somma sottrazione, le onde fanno somma sottrazione, di conseguenza si crea un effetto di sfasatura che non va bene. Se invece metto questo valore a 1, sentiamo com'è. Ok, pulito. Ok, quindi in sostanza succede che quando arriva il nuovo suono, ok, quello precedente viene in sostanza mangiato. E poi l'attacco dello snare, vediamo se va bene. Più che attacco, l'out in questo caso, quindi è come se fosse un rilascio. Potrei fare la stessa cosa con il transient processor, però credo che possa avere effetti diversi. Generalmente per la batteria, per suoni, preferisco utilizzare questo controllo. E il transient processor lo utilizzo in altri casi. Cioè qua vedo più che altro l'onda e vedo quello che sta succedendo. Qui invece, vabbè, ho un grafico, ok, però funziona, credo, in modo di, penso che le curve, ecco, siano diverse, mentre qui ho una curva che prende tutto il suono, penso che la parta magari più avanti, solo l'ultimo pezzo del suono mi amplifica. Credo che lo lascerò normale. Poi il clap. Diciamo che sia questo snare che ho scelto, che mi piace come suona, è proprio classico snare, ha un suono che va bene, anche se è tagliato sulle alte frequenze, però sicuramente si troveranno altri suoni che hanno frequenze più alte, però per uno snare e anche per un clap in questo caso, che devo dire in questo caso il clap ha un suono molto pacchiano, nel senso che gli mancano delle frequenze in alto, proprio è tagliato. Quindi vediamo come possiamo fare eventualmente con delle distorsioni leggere.
per migliorarlo. E sicuramente bisogna anche di un'equalizzazione. Allora. Vedi qua, purtroppo c'è un taglio. Questi sono i classici suoni ancestrali di Fruity Loops che vanno bene nella maggior parte dei, in molti casi, diciamo, non nella maggior parte, ma in molti casi. Proviamo così. Provando diversi distorsori per vedere se riesco in qualche modo a recuperare il suono.
Sì, il suono è migliorato, diciamo che non mi soddisfa al 100%, quindi penso che poi troverò una sostituzione. Infatti questo è il classico suono di Fruity Loop, proprio ancestrale. Per ora mi concentrerò su altro, perché se dovessi fare una diretta a cercare un suono non sarebbe magari tanto interessante, e preferisco insomma darvi qualcosa di più interessante. Poi, altri suoni di batteria, il crash sono già tutti loro. Ecco, il clap assolutamente, intanto vabbè, userò questo momentaneamente, però assolutamente bisogno di un riverbero. Quindi adesso prendiamo il Fruity Convolver, salviamo ogni tanto, e ok, perfetto, si stava bloccando nel salvataggio. Qua è tutto perfetto. Allora, proviamo diversi impulsi. Allora, proviamo questo. Ho sbagliato il suono. Per ascoltare, per scegliere un riverbero, soprattutto se parliamo di riverbero a convoluzione, bisogna ascoltarli tutti col dry al minimo, ok? E poi dopo ascoltarli mixati, perché se no, cioè, posso sceglierlo anche così, però ascoltandolo col dry al minimo ho una scelta più accurata. Cioè, in sostanza il suono con il dry al minimo di base mi deve piacere. Poi giustamente potete dire, sì, però c'è un discorso poi di somma sottrazione che bisogna vedere. Certo, quello è anche vero. Cioè, bisogna poi vedere effettivamente come questo suona con questo. Però c'è da dire una cosa, che se prima io non capisco come suona questo suono da solo, che subito dopo vedrò il mix, ok? Però io se immagino che alla fine questi suoni, ok, questa è una miscelazione, vengono messi insieme, sono in sostanza due suoni che vengono miscelati, devo sapere come suona uno, come suona l'altro e poi come suonano insieme in sostanza. Ci vuole comunque sempre spazi piccoli, ok? Non mi serve avere per questo clap la chiesa come riverbero, non mi serve. E tantomeno una grotta. Generalmente ho provato i riverberi che uso di più, però finora nessuno mi sta piacendo. Questo forse potrebbe andare bene, anche se ha molto riverbero. Grazie.
Allora, vediamo quello che abbiamo visto prima. Se lo ribecco. Eccolo qua. Troppo rilascio. Proviamo. Non ci siamo. Niente, cambiamo riverbero a questo punto e proviamo questo. Che giustamente non so per quale motivo me l'ha messo qui di lato e quindi ok. No, non mi piace come suona, molto metallico. Il problema in questo caso devo diminuire l'attacco del fruit attraverso il transient processor perché comunque c'è un problema, ossia il suono l'hanno creato che però decade praticamente, solo che a un certo punto decade di netto. In sostanza l'hanno tagliato troppo presto e quindi di conseguenza se ascolti bene, anche senza effetti,
senti che cade all'improvviso. Quindi devo in sostanza diminuire prima il rilascio attraverso il transient processor. E in questo caso lo faccio con questo perché voglio lavorare più sull'ultima parte del suono e settare una curva che vada bene, in modo che ci sia che il suono decada prima, però almeno mi decade in modo più armonioso, in modo più smooth. E quindi diminuisco il rilascio e poi comunque il riverbero che vado a mettere mi andrà a creare un effetto naturale. Quindi prima proviamo senza gli altri effetti. Ecco, questo equalizzatore l'ho messo volutamente dopo la distorsione, ok? E quindi il transient processor. Ecco, metterlo prima o dopo il Supercharger GT e dopo l'equalizzatore cambia. Sicuramente non dopo il riverbero, ok? Se lo metto prima del distorsore, succede che siccome il distorsore fa un segnale in generale, poi dipende dal tipo di distorsione e non so, qua ho dei controlli, però effettivamente non so cosa succede dietro, non so se c'è. Comunque, generalmente una distorsione è quando c'è il suono, quando è più forte o più debole, quando è più forte il suono in ingresso, il suono poi viene più distorto. E siccome il transient processor lavora sulla dinamica, è chiaro che cambiando la dinamica del suono, il suono si distorce in modo diverso durante appunto la lunghezza del suono, cioè il suono se per esempio parte dall'alto e poi decade, la parte in alto generalmente viene più distorta, dipende dal tipo di distorsore, che io sappia funziona così. E quindi se io vado chiaramente ad aumentare l'attacco del suono, avrò un picco che però sarà molto distorto. Se io vado ad aumentare il rilascio, avrò un rilascio distorto. Diciamo che il transient processor sarebbe meglio metterlo dopo il distorsore perché per appunto per evitare questi problemi che sia un suono che è distorto diciamo nel modo più disomogeneo nel modo più disomogeneo rispetto al fatto di mettere il transient processor dopo il distorsore, ok? E se lo metto dopo il distorsore, io non altero, almeno non altero la dinamica del suono, quindi attacco e rilascio, e di conseguenza ho una distorsione che durante tutta la durata del suono è più costante, ok? Se poi io voglio creare degli effetti e dei picchi distorti o dei rilasci distorti, lo posso fare, bisogna mettere il transient processor prima. Quindi, adesso ascoltiamo. Ecco, per l'ascolto però non metto il distorsore perché voglio sentire il suono originale e capire il punto esatto dove mettere il valore del rilascio, perché se no con la distorsione non lo capisco bene, ok? Ecco, la curva la metteremo in questo modo, in modo che ci sia un rilascio con una curva più ampia, non stretta, ma ampia. Qua è possibile settare diverse curve, questa è molto, molto spigolosa, questa invece è più arrotondata. Già va meglio. Senti. Ok, decade un po' prima, adesso vediamo se riusciamo a aumentarlo.
il più possibile. Ok, lo devo diminuire un pochettino per forza. Ok, si sente che senza il transient processo si sente alla fine una sorta di leggerissimo lieve pop nelle frequenze più o meno penso medie, se ascolti bene. Mi auguro che attraverso YouTube si senta, ecco. Perché lo stacco del suono crea un leggerissimo, un lieve, quasi impercettibile pop. Invece con il transient processor il suono decade prima, è vero, però non c'è quell'effetto lì. Anche per via della curva che ho settato. Quindi in questo caso va bene questo settaggio. Non vado a ritoccare il gain perché per queste variazioni non mi sembra proprio il caso. È in, come si può dire, una variazione proprio minima. E adesso sentiamo con il distorsore. Ok, con il distorsore anzi interessante si sente di più, ma perché la differenza? Perché ho aumentato gli alti. Questo è una sorta di equalizzatore. Si è settato su bright, praticamente è messo aumentato, quindi il valore di standard è 0, io l'ho aumentato un pochino. E quindi si sente chiaramente. Alla fine si sente questo pss, invece qua. Arrotondato. E adesso mettiamo tutto il resto, quindi equalizzatore e riverbero. Ok, adesso il riverbero va aumentato un pochino perché chiaramente abbiamo toccato il rilascio del suono. Ok, l'avevo settato sul side prima perché pensavo di utilizzarlo sul side, ma generalmente lo setto sul mid. Ok, abbiamo parlato in un altro video in passato per quanto riguarda le tecniche di beat side. Eventualmente affronterò a più avanti mid side per quanto riguarda il riverbero, cioè il riverbero in sostanza se applicarlo sul segnale, cioè il segnale d'ingresso è composto da due parti, la parte monofonica e la parte stereofonica. Ok? E il mid mi va a mettere il riverbero sulla parte monofonica del suono. Ok? Mentre invece, quindi va bene per i suoni prettamente monofonici, come uno snare, per esempio, clap. Per dei suoni, se invece metto l'interruttore lo posiziono sul side e il riverbero andrà applicato solo alla parte stereofonica del suono. Ecco, magari faranno poi un Fruity Reverb 3 dove magari io posso decidere come miscelare queste due opzioni. Cioè, lo potrei fare attraverso Fruity Patcher o semplicemente mandando una traccia verso due tracce dove una c'è il riverbero col mid e l'altra il riverbero col side. Cioè, non è che uno non lo può fare, però avere chiaramente una funzione dove io qui dentro stesso posso miscelare sicuramente sarebbe molto più comoda. Però, diciamo, non uso in questo caso il side per via dell'estrema monofonicità del suono. Attenzione, monofonicità del suono in ingresso, poi in uscita è tutto un altro discorso. Già di base il riverbero aumenta la stereofonicità e poi ho anche questo controllo, insomma, che però in questo caso non ci interessa.
Già così va bene. Senza. Magari lo mettiamo un pelino. Non troppo. Ok, voglio un clap che sia non troppo riverbero, perché non è un clap tipo che finisce una parte e allora ci vuole tutto il riverbero del mondo, ma è tutto insieme ad altri suoni di batteria, quindi se metto un riverbero troppo lungo non va bene. Ora divertiamoci un po' a colorare qua. Alcune cose le coloro, non tutte, più che altro a livello visivo vedo già subito dov'è l'equalizzatore. Io per esempio uso questo colore per l'equalizzatore e alcune cose hanno il loro simbolo, per esempio l'equalizzatore e il riverbero c'ha questo simbolo, ok? Sono più che altro cose che servono per organizzarsi il lavoro e per fare in modo che quando uno apre il progetto capisce, ovviamente questa è una leggenda che uso io, quindi la capisco io. E serve a me in sostanza, ok? Quindi, clap è fatto. Penso che va bene. E adesso ascoltiamo e vediamo se ci sono punti dove il mastering magari può essere migliorato. Salviamo. Perfetto. E ascoltiamo insomma tutto il mix.
c'è qualche suono che viene mangiato, quindi ci sarà un po' da lavorare. Grazie.
Stavo valutando se creare una set chain con questo basso che ho fatto, che ho sentito appena adesso, e proviamo e vediamo se può migliorare il suono, diciamo, nel globale. Che tra l'altro questa traccia è non questa, ma questa. Questa traccia ha questo in realtà compressore che lavora poco, in realtà lavora, prima lo vedevo che non lavorava, curioso. Ok, forse ho messo qualche automazione che mi fa cambiare i valori. We'll be right back.
Strano, non c'è nessuna automazione. Ok, ah, perfetto, è un errore che ho commesso adesso. Abbiamo scoperto. E praticamente avevo mandato questo ARPAS, però non era in sidechain e quindi sì, era raddoppiato. Ok, cose che capita. È bello e interessante vedere che quando ci sono a volte delle matasse aggrovigliate e si sgroviglia tutto. Per questo che che è importante essere organizzati anche nella creazione, in modo in cui si crea il file di progetto. Io per esempio metto la batteria in alto, poi metto i bassi e tutti gli altri suoni e infine le automazioni. Questo è il mio metodo, però almeno so che è quello tutte le volte. Allora, quindi facciamo delle prove. Sì, visto che questo compressore l'ho messo, ma in realtà lavora poco e niente, me lo gioco in sidechain e vediamo cosa succede. Questo basso non so perché è leggermente a sinistra, in realtà non dovrebbe, credo che sia un errore. Colorato tutto, ancora all'epoca non lo facevo, quindi non mi perdo in queste cose. Giochiamo con il sidechain, quindi prima sentiamo i suoni, anzi solo suono che ci interessa, più questo, e automazioni eventuali lasciamole sempre attive perché dovrei controllare tutto. Ma non ho tempo. Okay. Okay, questo lo portiamo al minimo. Okay.
Adesso proviamo con tutto il mix. Bene, per oggi mi fermo qui con questa diretta. Abbiamo visto un po' di cose, è stata altro che breve, e quindi mi auguravo di fare qualcosa di più speed, rapido, però questa è durata. Quindi, detto questo, puoi trovare Diving Through the Universe sul mio canale YouTube, vai sul mio sito Bandcamp dove la puoi acquistare. E vi ricordo che ecco, per chi acquisterà, chiaramente, se io dovessi fare adesso presto rilascerò questo remastering, ma se dovessi fare altri remastering, perché comunque uno si aggiorna, il bello di Bandcamp che mi permette di riuploadare l'audio. E chiaramente chi l'ha già acquistato poi eventualmente mi può scrivere in modo tale che non deve acquistare il brano due volte, ok? Cioè, uno acquista una volta, e hai, ogni volta che viene fatto un aggiornamento, non devi, è free, si può dire, ok? Chiaramente, se mi supportate, più siete a supportarmi per quello che faccio, chiaramente mi dà modo anche a me di fare le cose con maggiore soddisfazione. Detto questo,
Io vi saluto, vi mando un grande abbraccio. Ci sentiamo alla prossima diretta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di YouTube se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi un commento qui sotto se avete domande. E noi ci sentiamo presto. Da Zoans è tutto. Ciao!